Il prossimo aprile i nostri quindicenni affronteranno le nuove prove OCSE-PISA, l'indagine che confronta la preparazione di studenti di gran parte del mondo. Nella scorsa tornata del 2009 l'Italia ha migliorato di poco le sue posizioni nella graduatoria internazionale e questo nonostante alcuni significativi progressi di regioni come la Puglia, come è stato anche ribadito dall'agenzia Invalsi in una recente presentazione dei dati durante la 3 giorni per la scuola di Napoli. Possiamo dire che il miglioramento, il contributo maggiore a questo miglioramento proviene proprio dalle regioni del sud e sull'isola. Come già in passato, la Direzione Generale Affari Internazionali del Ministero dell'Istruzione, per poter ben affrontare queste prove, ha varato un piano di informazione e di sensibilizzazione per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che partirà a novembre e che coinvolgerà in particolare i docenti di italiano, matematica e scienze. Se ne è parlato sempre a Napoli in una conferenza di servizio cui hanno partecipato Anna Maria Leuzzi, responsabile autorità di gestione del PON Scuola, Elvira Pistoresi dell'Indire e Susanne Lì della Direzione Generale Affari Internazionali del Ministero dell'Istruzione. La credibilità della scuola italiana nei prossimi anni passa anche attraverso gli esiti di queste prove internazionali ed è ovvio che si vuole arrivare preparati e concentrati alla scadenza.